Buongiorno, allora, apriamo con l'oggetto numero 100. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Paparelli. Gravissima crisi occupazionale nel settore agroalimentare in Umbria, con particolare riferimento alle imprese Nestlé, Perugina e Gruppo Novelli. Informazioni, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego i colleghi di attenersi al rispetto dei tempi. Grazie. Sì, sarò breve. Grazie Presidente. Abbiamo notato, registrato come siano circa 700-800 i posti di lavoro a rischio in questo momento in Umbria e tra queste penose situazioni che vedono centinaia, migliaia di famiglie davvero in uno stato di profonda preoccupazione, tra queste abbiamo rilevato già a fine agosto, a fine luglio e molto precedentemente la vicenda di Novelli, la vicenda della Perugina, nonché le numerose altre, la Pozzi di Spoleto, la ThyssenKrupp, non ci sono peraltro rapporti sindacali in questo momento tra appunto l'azienda e le associazioni, le forze sindacali, e tanti altri, Ternienergia è l'ultima. I sindacati che abbiamo ascoltato qua, qualche settimana fa in seconda commissione, hanno parlato di 1000 esuberi soltanto nell'agroalimentare. Numeri pazzeschi, numeri che inquietano, che preoccupano, che dovrebbero turbare non solo l'Aula, ma quest'Aula, l'Aula qui a Palazzo Cesaroni, ma quelle parlamentari. Allora, solo poco tempo fa, lo voglio leggere perché le menzogne è bene sottolinearle, la Corporate Affairs Director di Nestlé Italia, Manuela Cron, ha dichiarato che l'azienda, cioè la Nestlé, quindi la Perugina, l'azienda sente ancora più forte il legame con questi luoghi e vuole quindi continuare a sostenerli, dando il proprio aiuto alle realtà imprenditoriali che operano sul territorio. Ciò veniva affermato ai tempi, diciamo, del post-sisma scorso anno. Lo scorso anno, peraltro, su Repubblica uscirono le dichiarazioni di Leo Penzel, che è uno dei capi di Nestlé, che ribadì come non ci fosse alcun esubero, ma soltanto investimenti su investimenti. Lo stesso sta accadendo su Novelli, passati da insomma, una famiglia storica, passate quelle attività alla famiglia Greco, con la compiacenza del sistema politico nazionale e regionale. Abbiamo circa 220 famiglie già espulse, cioè diciamo 220 lavoratori, quindi famiglie già fuori dall'azienda, altri 30 o 40 sono a rischio, ci sono problemi seri nel rispetto del contratto, la legge 104, la maternità eccetera. Allora, cosa sta facendo la Regione, quali controlli riesce a mettere in campo, quali orizzonti sia per Nestlé, Perugina ovviamente, che per Novelli esistono, quali rassicurazioni siete in grado di fornirci, stante che queste storie sono state già rappresentate, messe per iscritto qua dentro quasi 2 mesi fa e mancano informazioni ormai da troppo tempo. Grazie. Grazie, io ricordo il rispetto dei tempi perché se iniziamo così poi andiamo fuori, anche considerando il fatto che abbiamo aggiunto una interrogazione in più come da voi richiesto. Prego, Assessore Paparelli. Grazie, sì. Ma voglio evidenziare al Consigliere Liberati che il Movimento 5 Stelle tiene un po' l'atteggiamento dei due forni, tra il quarto piano e il piano terra, sul quale invito a riflettere quando parliamo di imprese e di occupazione. E premessa questa considerazione, condivido una sottolineatura, cioè che il settore agroalimentare riveste un ruolo strategico nell'economia regionale, occupando il 7% degli occupati, 3 volte il dato europeo e 3,5 volte il dato nazionale.
In questo settore, ovviamente, ci sono rilevate negli ultimi anni difficoltà di alcune imprese, tra cui quelle rappresentate nella interrogazione di riferimento. Per quanto riguarda la Nestlé Perugina, il piano industriale presentato dalla multinazionale prevede per lo stabilimento di San Sisto una strategia di marketing che mette al centro della produzione bacio e tavolette e non considera più strategiche le produzioni Aureliete e Rossana che, come sappiamo, hanno avuto le evoluzioni che tutti conosciamo. In questo scenario, tra Nestlé e le organizzazioni sindacali è stato sottoscritto un accordo finalizzato all'attivazione della cassa integrazione straordinaria a rotazione per tutti i dipendenti per 18 mesi fino al 30 giugno 2018 per ristrutturazione aziendale. Ed è evidente che in questo quadro la Regione sta al fianco di quei sindacati che sono contro il decremento occupazionale e che vogliono evitare che la ristrutturazione aziendale si, come dire, evidenzi con la semplice e la mera riduzione dell'occupazione. Nel contempo la multinazionale ha annunciato un piano di investimenti da 60 milioni per le produzioni relative al cioccolato e per, diciamo, cui sono stati destinati in particolare al bacio 45 milioni, divenendo così in termini di investimento commerciale la pralina di riferimento del gruppo, con l'apertura, l'annuncio anche dell'apertura di nuovi mercati che possono consentire, come gli Stati Uniti, la Cina e il Brasile, la destagionalizzazione della commercializzazione del cioccolato. Negli incontri svolti il 15 giugno con la Regione e le istituzioni locali e il 27 luglio al Ministero dello Sviluppo Economico, la Nestlé ha confermato che nel quadro della ristrutturazione e dell'efficientamento alla scadenza della cassa integrazione straordinaria a giugno 2018 ha confermato sia gli investimenti ma anche ha confermato i presunti esuberi di 340 unità. In questo quadro il Governo nazionale, la Regione, il Comune di Perugia concordemente hanno ribadito l'importanza che il tempo a disposizione sia messo a frutto per un lavoro che deve confermare la capacità industriale del sito produttivo di Perugia, evitare in concreto nell'interesse del territorio e della città che la riorganizzazione si traduca nella perdita di posti e nell'apertura di un'emergenza sociale per i lavoratori. Quindi è stato deciso unanimemente di continuare con il confronto in sede di Ministero ragionando sulla prospettiva di una visione industriale che contempli ogni possibilità sia di sviluppo di produzioni, oltre a quella del bacio, che abbiano un carattere integrativo della capacità produttiva dello stabilimento di San Sisto, anche attraverso la messa a disposizione, in questo caso, di strumentazioni nazionali e regionali. Il prossimo incontro è fissato il 27 di settembre e a quel punto, diciamo, avremo uno step di avanzamento rispetto a queste questioni, ribadendo che noi abbiamo offerto un'alternativa come istituzioni alla Nestlé, cioè quello di ampliare la capacità produttiva e di sostenere questo ampliamento della capacità produttiva che consenta la salvaguardia dell'occupazione, ovviamente nel quadro di una ristrutturazione che per certi versi è necessaria perché per gli investimenti alcune parti, diciamo, di stabilimento dovranno essere e stare chiuse. Per quello che riguarda invece il gruppo Novelli, il CDA del gruppo Novelli, insediatosi a causa della grave situazione di crisi che ha investito il gruppo il 22 dicembre del 2016, ha proceduto alla cessione di tutte le attività e le passività alla società, a una società del gruppo Igrecola Alimentari SRL. Sulla base del piano di rilancio e consolidamento presentato da Alimenti Italiani il 13 aprile 2017 è stato sottoscritto un accordo tra l'azienda, le organizzazioni sindacali, il Ministero e le istituzioni. Il suddetto piano industriale propone quali principali leve su cui operare lo sviluppo dei volumi di vendita, l'ottimizzazione della filiera produttiva e distributiva, la riorganizzazione interna. Progetta un orizzonte temporale di 24-36 mesi, assessore, costa tempo di un investimento, sono due interrogazioni in una, quindi di circa 8 milioni per il settore di panificazione e 17 milioni per gli allevamenti avicoli. Sul fronte occupazionale l'azienda ha quindi proceduto al ricorso della cassa integrazione in deroga. Contrariamente a quanto scritto nella interrogazione, in realtà noi ad oggi rilevano solo 30 persone che sono state effettivamente poste in cassa integrazione straordinaria a zero ore, che sono state già prese in carico dal centro per l'impiego, hanno iniziato le politiche con grande soddisfazione loro, anche, diciamo, la
fase di presa in carico, di orientamento, rilevazione dei fabbisogni e dei profili sul mercato del lavoro, sono iniziati colloqui anche di matching, ovviamente di composizione dei curricula e delle agevolazioni che mettiamo in campo per ciascun lavoratore che possa essere reintegrato. E quindi da questo punto di vista il lavoro è iniziato, vedremo diciamo, come si concluderà. Rileviamo diciamo, che in questa fase, per come abbiamo impostato il lavoro al centro per l'impiego, c'è stata una grande soddisfazione degli operatori. Concludo respingendo tutta l'altra parte dell'interrogazione che spesso, diciamo con alcune frasi, noi ricordo che abbiamo avuto crisi, tante, abbiamo avuto perdite occupazionali, ma abbiamo avuto anche un forte recupero di questi dati nel 2015, nel 2016 e proseguirà nel 2017. Tenete conto che accanto a quelle crisi che voi sempre diciamo, evidenziate come crisi non ancora composte, rilevo che invece in questi anni la vicenda AST ha avuto una conclusione, il settore siderurgico non è in crisi, nel settore chimico abbiamo attivato l'area di crisi, l'SGL ha trovato un acquirente, la Trafomac ha trovato un acquirente, tutte aziende che stavano per essere chiuse, l'Enel ha consolidato la presenza in Umbria, l'Inviaggio abbiamo recuperato 35 assessore, licenziamenti su 44, fuori dei tempi, non le posso concedere Gina, altro tempo. Forno non c'era Umbra, potrei ancora continuare, consigliere Liberati, ma questo per lei fa parte di quella politica dei due forni che spesso utilizzate tra le commissioni e il Consiglio regionale. Bene, vi invito al rispetto dei tempi. 12 minuti per la prima interrogazione significa far fuori tutto il resto. Prego. Sì, sarò breve. Allora, al di là delle affermazioni un po' fuori luogo, relative ai due forni, non capisco a cosa si riferisca, il tema è che noi assistiamo senza strumenti, apparentemente, a una desertificazione industriale evidente. Non discuto la buona volontà del singolo assessore eletto. Quello che discuto è il fatto che queste aziende multinazionali riescano tranquillamente ad aggirare non soltanto il diritto positivo ma il buon senso, le regole della civile convivenza. Ecco, su questo sembra che l'Italia, l'Umbria in particolare, sia la sede naturale del turbocapitalismo all'italiana. ThyssenKrupp non in crisi, ne parleremo tra breve e racconteremo altre storie fin qui sottaciute. Oggetto 111, viene interrogato l'assessore Paparelli, interroga il consigliere Lionelli. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione ha ad oggetto una vertenza, una delle tante del nostro territorio. Io stesso ho presentato nei mesi recenti un'interrogazione sulla vicenda Perugina Nestlé, ho presentata una sulla vicenda Colussi. Questa vicenda però ha una particolarità, riguarda la vertenza dei lavoratori GLS, Corriere Espresso e filiale di Perugia, Bastia Umbra, Città di Castello. Perché ha una particolarità? Perché intanto parliamo di un settore che è in profonda crescita, tutto quello che riguarda l'e-commerce e quindi la consegna a domicilio è chiaramente un settore che vediamo, no, che è in crescita costante nel nostro paese e chiaramente anche in Umbria. In estate si è appreso alla stampa locale che in centinaia di lavoratori operanti nell'appalto delle filiali umbre da multinazionali GLS Corriere Espresso hanno preso parte ad uno sciopero manifestando di fronte alla sede di Sant'Andrea delle Fratte e che tale sciopero ha coinvolto anche i lavoratori delle filiali Perugia, Bastia Umbra e Città di Castello. I lavoratori in sciopero chiedono l'applicazione del contratto collettivo di categoria di riferimento firmato dai CGL CISL e UIL, il riconoscimento almeno 2 settimane di ferie pagate, la trasformazione dei contratti a tempo determinato e indeterminato all'interno dei cantieri, il pagamento per intero della malattia, ottenendo quindi però una parziale, molto parziale direi, accoglimento delle richieste fatte. Ora, ripeto, non risultano altre notizie riguardo a eventuali crisi aziendali di tale multinazionale, perché chiaramente è una multinazionale, in altre realtà e peraltro addirittura anche questa realtà locale sembra aver recentemente, da quello che si desume, avviato nuove collaborazioni, quindi nuovi innesti nella produzione, diciamo, no, più che nella produzione, insomma, nella realtà aziendale.
Quindi ecco, diciamo, è una dinamica molto particolare perché è relativa ad un settore che è in espansione, al tempo stesso, nonostante diciamo le reiterate sollecitazioni, l'azienda sembra comunque aver disatteso anche i pochi impegni presi a seguito dello sciopero, espellendo dal ciclo produttivo 5 lavoratori, appunto quegli impegni che ricordavo in alto. Quindi insomma, tutto ciò premesso, si interroga la Giunta per sapere se sia a conoscenza delle motivazioni per le quali un numero così importante di lavoratori ha dovuto ricorrere allo stato di agitazione per vedere riconosciuti i diritti in genere, insomma, elementari, che sono quelli che ho ricordato all'inizio, considerato appunto anche la buona situazione economica in cui si trova la multinazionale per la quale essi lavorano. Prego, Assessore Paparelli. Grazie. Grazie Presidente. Come è noto, GLS è un'azienda multinazionale che fa riferimento alle Poste Inglesi, operante nel settore della logistica e delle spedizioni, con un'importante diffusione territoriale e sedi operative ampiamente distribuite non solo in Umbria ma sull'intero territorio nazionale. Il gruppo opera in 41 paesi con oltre 17.000 addetti e un fatturato di 2,5 miliardi di euro, per capire la dimensione del soggetto di cui stiamo parlando. La modalità gestionale consueta è quella caratterizzata da sedi a gestione diretta e dal ricorso alla formula del franchising per molte sedi operative. Si tratta pertanto di una formula organizzativa mista con soggetti imprenditoriali distinti che, avvalendosi della rete e dei servizi della casa madre, garantiscono una diffusione capillare sul territorio. In questo caso la gestione dei rapporti di lavoro e dei rapporti contrattuali inerisce evidentemente all'impresa titolare del contratto di franchising con la casa madre. Le notizie relative alle proteste e alle iniziative dei lavoratori delle sedi umbre delle scorse settimane relative all'applicazione del contratto di lavoro, anche con riferimento alla ulteriore esternalizzazione di parte dell'attività su ulteriori soggetti imprenditoriali, si inserisce in un contesto molto articolato, i cui rapporti di lavoro ineriscono spesso soggetti imprenditoriali molteplici, rapporti di lavoro e contratti diversi. La protesta della fattispecie richiamata nell'interrogazione ha coinvolto i lavoratori delle filiali di Perugia, Bastia Umbra e Città di Castello, che hanno protestato contro la presunta mancata applicazione da parte delle cooperative che gestiscono il servizio per GLS in Umbria del contratto nazionale di riferimento, sostituito, a detta di alcune organizzazioni sindacali, con un contratto non firmato dalle principali organizzazioni sindacali che stanno in azienda in Umbria, ma da un sindacato non presente in GLS in Umbria. La rivendicazione è relativa anche all'applicazione di alcuni istituti come quello della quattordicesima. Nello specifico della situazione umbra, come specificato dal consigliere Rionelli, questa si inserisce in un contesto nazionale che già da tempo evidenzia l'emergere di tensioni analoghe in altre realtà territoriali, che purtroppo lo scorso anno sono addirittura sfociate in un evento luttuoso in occasione di una manifestazione davanti alla sede bolognese. La Regione, premesso che le controversie sull'applicazione degli istituti contrattuali, come lei è noto, è rimessa alla magistratura e la vigilanza agli organismi competenti del Ministero del Lavoro, si attiverà, a seguito della sua interrogazione, presso le sedi umbre del gruppo per ottenere chiarimenti sulle vicende occorse e sulla correttezza dei comportamenti adottati, che non mancheremo di rimetterle. Al tempo stesso riteniamo necessario una iniziativa di più ampia portata, in cui in questo settore, che sta beneficiando in larga misura dell'esplosione dei volumi di attività derivante dalla diffusione dell'e-commerce, i grandi gruppi come i loro fornitori di servizi e le imprese affiliati debbano adottare codici di comportamento ed etici tali da tutelare i prestatori di lavoro e garantire non solo il rispetto formale delle regole, ma anche il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone. In questo senso io mi farò carico di un'iniziativa presso le altre regioni, sede di questa, diciamo, multinazionale, per richiedere una presa di posizione, una riflessione a livello nazionale
che comporti uno stato di avanzamento lungo le direttrici da me indicate. In questo contesto, diciamo, anche il Consiglio, se vorrà, potrà portare, diciamo, il suo contributo. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Leonelli per la replica. Sì, grazie Vicepresidente, la risposta è molto esaustiva, penso che, diciamo, sicuramente nel dettaglio ci sia stato un elemento di chiarimento, purtroppo le criticità chiaramente permangono, ma mi sembra che l'approccio della Regione di farsi portavoce anche presso le altre Regioni di un rapporto diretto magari con queste realtà al fine di scongiurare in futuro eventuali situazioni critiche, che sono quelle che un po' ho ricordato nella mia interrogazione, penso che sia un punto di partenza. E ora, senza essere ridondanti, quindi senza tornare un po' nei contenuti dell'interrogazione stessa, mi riservo comunque, ecco, di presentare magari un atto attraverso un ordine del giorno o una mozione che appunto possa eventualmente accompagnare anche l'attività che la nostra Regione potrà fare su questo settore, in particolare per la tutela, ferme restando le diversificazioni di competenze che tutti conosciamo, insomma, però per la tutela anche della dignità e del ruolo dei lavoratori che operano appunto in questo settore.